Flooring Through Space, David Guetta insieme a Sia su Radio In, ancora ben trovati da Ivan Scinardo, da Eliana Chiavetta, ma soprattutto Ivan, a chi diamo il benvenuto qui su Radio In, che lo vedo già pronto. Lo vedi già pronto? Sembra un po' un wolf, ma in realtà lui è un lagunaro di quelli proprio. Ciao Giovanni, buona giornata. Ciao. Giovanni Pellegrini, ben arrivato, ti immaginavamo in gondola. L'ho venduta. Come l'hai Come l'hai venduta? venduta? Basta, adesso passo ai barchini a motore. Sicuramente sarà meno faticoso. Ma dovevi farlo dalla gondola il collegamento, Giovanni. Vabbè. Non volevo essere troppo, non so, ho pensato di stupirvi di più facendolo da casa, però io ce l'ho una. Dai, facci vedere casa tua. Comunque mi piace il Anzi, punto di blu della aspettate. parete. È lo Vediamo, vediamo. stesso Aspetta colore che che c'è una vorrei fare io in carrammata. camera da letto, quel colore lì di blu. Questo così blu Questo punto di elettrico. blu non è elettrico, è quasi ottaneo, un blu bello. E questo cos'è? Cos'è? È la forcola della gondola. La che? La forcola della Lo gondola. scafo. Ivan, che cos'è la forcola della gondola? Tu che mi rispondi? Giova, ma qua a Palermo siamo. Cos'è la forcola? Vai, Cioè, già è tanto spiegacela. che. Smetteremo della gondola. E perché ce l'hai a casa? Beh, perché lo reputo un oggetto bellissimo. Eh sì, è proprio Ma bello. tipo lo tieni posato in quale, cioè così in verticale, lo metti in orizzontale? Sì, è Lo usi come la sua pesi per fare base. palestra per ora che le palestre sono chiuse? No. Sì, io lo guardo e mi sembra di vogare. Ecco. Dai, che Così posso meraviglia. vogare anche stando a casa sul divano. Ma senti, ce lo facciamo questo giro Ivan, in però pure tu gondola, dai. potresti vogare un po' Ma stando fermo a casa sì, sul intanto vediamoci il divano. video, così navighiamo un po'. Vediamolo insieme. Tra un secondo, tra 2 secondi. La città delle sirene, il trailer del lavoro di Giovanni Pellegrini, racconta l'alluvione che ha colpito Venezia nel 2019. Per la prima volta, anche io ho paura dell'acqua. Mi sento in dovere di prendere la mia barca e documentare quello che sta accadendo nella mia città. Quello che è successo, la gente adesso, la gente ha paura, ha paura. Noi dell'acqua alta ci giochiamo, noi andiamo in giro a giocare con le barchette, siamo nati in mezzo all'acqua alta. Questa qua è stata proprio un'alluvione. Guarda, mi si dà che giorno che su così, perché ho una paura tremenda, perché suonano le sirene, siamo io e mio marito che tiriamo su le cose. Posso stare tranquilla, secondo te? Cosa ne sarà del nostro mondo se il livello dei mari dovesse veramente alzarsi di 5 metri nei prossimi decenni? Venezia è solo un fragile avamposto. Il trailer è bellissimo, è una Venezia insolita, non è quella che vedi a settembre per il Festival del Cinema, è una Venezia ferita, no, Giovanni? E poi tu con questo sguardo da documentarista, l'hai saputa davvero ben raccontare. Beh, grazie, sì. Quello che sto facendo negli ultimi miei lavori è proprio quello di raccontare Venezia dal mio punto di vista, diciamo,
particolare, quella di un veneziano doc nato e cresciuto in questa città e innamorato anche della città, dei suoi canali e della laguna. Quindi quello che appunto arriva al resto del mondo è un'immagine che chiaramente appartiene alla città, ma non la descrive completamente, e io penso che sia anche un po' un mio dovere quello di raccontare la Venezia che noi conosciamo e che purtroppo vedo un po' sfumare lentamente, quasi svanendo, svanire, scusate, sotto la pressione anche del cambiamento climatico. Non è solo l'unico problema, anche perché adesso sembra che il MOSE stia funzionando, almeno lo sta facendo negli ultimi tempi, però comunque la città è stata ferita e quindi, insomma, il nostro dovere di documentaristi è anche quello di testimoniare queste realtà in pericolo, ecco. E poi un punto di vista interno è comunque un punto di vista consapevole del confine che c'è tra quello che è quasi normalità e quello che è troppo, perché chi non è abituato a questo rapporto con l'acqua all'interno della propria città potrebbe allarmarsi già per poco. Il punto di vista di chi conosce, di chi sa dove si convive con questa natura e dove invece questa natura, non per colpa sua ma per colpa dell'uomo, prende il sopravvento, è un punto di vista oggettivo e consapevole di tutti i pro e contro. Può dare veramente chiarezza e può fare capire a tutto il mondo dove sta quella linea sottile. Assolutamente, anche perché molte volte ho sentito anche da parte di amici, insomma, domande, cioè l'immagine che è passata a seguito dell'alluvione del 2019 era che noi fossimo sommersi dall'acqua per mesi e ancora dopo all'inizio del lockdown, diciamo, cioè poco prima dell'inizio del lockdown dell'anno scorso. C'era ancora gente che ci chiedeva se avevamo l'acqua alta, e quello che ho cercato di spiegare è innanzitutto che l'acqua 6 ore cala e 6 ore cresce, quindi se arriva l'acqua alta dopo 6 ore non c'è più, però rimangono i danni. E anche ho cercato di spiegare, visto che l'ho vissuto sulla mia pelle a casa mia, no, lì non si vede nel trailer, però io ho avuto l'acqua in casa, oltre che nello studio che si vede allagato. E che cosa si prova? Perché è una ferita un po' penso paragonabile a quando ti entrano i ladri in casa, Certo. ma anche come noi veneziani siamo attrezzati e combattiamo, diciamo, questo fenomeno che appunto è connaturato nella città. Io ci sono cresciuto, sono abituato a pulire dopo che entra l'acqua e diciamo che Quindi a piccole dosi non. fa parte della vita di un Sì, veneziano. Dico, piccole dosi non è grande assolutamente. scandalo. Cioè, se c'è qualcosa di delicato, non starà mai poggiato lì per terra. Perché Esatto. si sa che può capitare. Sì. Esatto. E infatti devo dire che tante persone, io no, ovviamente qua siamo stati colpiti da un evento catastrofico, se vogliamo, e imprevisto. Noi abbiamo delle previsioni che ci aiutano a capire come comportarci, però queste previsioni purtroppo quella notte non sono state accurate perché l'evento meteorologico è stato molto più violento del previsto. La gente non ha avuto il tempo di correre ai ripari, diciamo. La buona norma, e Cosa questo tutti fate ormai l'abbiamo normalmente per correre imparato, ai ripari? Scusa. Ok. è si sollevano le cose preziose da terra. Ah, ok. Quindi dici già tirar su tutto. Semplice. Sì, Sì. perché. Vai, vai, John. Se già magari la buona abitudine è quella di non lasciare le cose preziose a terra, però quello che è stato più colpito sono le attività produttive, i negozi, le librerie e i centri culturali che comunque sono attrezzati contro un certo tipo di eventi, ma questo appunto è stato molto superiore al previsto e alla norma, e non hanno avuto il tempo di salvare, per esempio, i libri di alcuni fondi di alcune librerie, i negozi di artigianato, non vi dico, e così via, insomma. Eh sì, Cioè, un danno enorme, danno enorme. ne abbiamo sentito tanto parlare, abbiamo visto telegiornali, in questo caso è un racconto diverso, un racconto sicuramente da approfondire e da seguire proprio per lo sguardo che ha, da cui è partito per questo punto di vista sicuramente particolare che è quello appunto di Giovanni. Giovanni, noi ti chiediamo qualche secondo di pazienza, abbiamo la pubblicità e poi torniamo subito da te, ok? Ecco.
C'era Ricky Martin, volevo vedere ballare Scinardo, invece no, niente. Vabbè, mi è sfumato questo sogno del martedì Entriamo mattina. Il cubo. Stavamo continuando a chiacchierare, Giovanni, stavamo pensando, no, a come si convive con le proprie città. Proprio pochi istanti fa, prima di sentirci, stavamo parlando di Catania, dell'Etna, e dicevamo, ok, come da quelle parti si è abituata alla cenere che arriva a convivere con questo altro elemento della natura, i suoi, sicuramente il suo spettacolo, ma anche i suoi contro. Con questo racconto tu di Venezia abbiamo fatto un po' questo, abbiamo tracciato queste due linee parallele completamente diverse, però di convivenza. Ma sai, Elena, sono passati, Giovanni, 9 anni da quando hai lasciato, diciamo così, Palermo ufficialmente da studente, ma so che poi sei ritornato a più riprese. Io ricordo dei lavori bellissimi di Giovanni durante il suo percorso di formazione. Lui riuscì a vincere assieme a Chiara un bando dell'Enel, andarono a fare un documentario su come installavano i pannelli solari in villaggi sperduti, magari adesso ce lo racconti in 30 secondi, e poi ha fatto anche un documentario molto bello, Ali di Tela, su Santo d'Arrigo, che era quell'uomo catanese, a proposito di Catania, che volava con le aquile, che poi inspiegabilmente è morto in circostanze assurde con un piccolo velivolo, con un generale catanese, si sono schiantati a pochi metri da terra, cioè una cosa incredibile, uno che ti sfida le montagne e vola con le aquile e poi deve morire in questo modo. Vabbè, ma quella è un'altra storia, no Giovanni? È giusto ricordare anche le tue esperienze lavorative. No, beh, mi fa molto piacere, poi perché sì, sono un qualche anno che racconto la mia città, però non è questo il mio fine ultimo, insomma, diciamo, è un po' la mia missione di questo momento, però io faccio questo lavoro per conoscere il mondo e raccontare storie che non siano soltanto locali, ecco. E anche per questo che sono venuto in Sicilia, e dove ho lasciato anche un pezzo di cuore, diciamo, a Palermo. E per rispondere alla domanda di Ivan, sì, a seguito di un bel documentario che avevamo fatto su Joseph Whittaker, quindi Villa Whittaker, insomma un personaggio siciliano di inizio Novecento molto affascinante, io e Chiara abbiamo vinto, diciamo, un bando dell'Enel, appunto un finanziamento per raccontare questa storia che parte dal Barefoot College vicino a Jaipur in India, in Rajasthan, dove è stato messo a punto un sistema per insegnare alle persone analfabete come diventare ingegneri del solare. E quindi 40 donne di 8 paesi diversi del mondo, senza una lingua comune, per 6 mesi assistono a un corso in inglese tenuto da persone analfabete a loro volta. Aspetta, perdonami, è finito il brano alla radio, aspetta. E ritorniamo. E dopo Ricky Martin passiamo immediatamente su Radio Ina, un racconto pazzesco di Giovanni Pellegrini. Ci racconti, per 6 mesi tu hai visto un corso, ce lo puoi ripetere? Un gruppo di donne? Sì, nel documentario Bring the Sun Home ho raccontato questo progetto del Barefoot College, che è una ONG indiana che ha messo a punto un sistema per insegnare alle persone analfabete come diventare ingegneri solari. Ma questa non è l'unica particolarità di questo progetto, perché questo progetto prevede che gli alunni siano solo donne, in particolare nonne, a loro volta analfabete, gli insegnanti sono analfabeti a loro volta, e stanno per 6 mesi in India ad imparare come costruire, riparare, installare dei kit solari che porteranno nelle loro zone di origine, dove non c'è la luce. Dove ovviamente non c'è luce, in punti sperduti. È una cosa da brividi. E loro hanno raccontato in maniera magistrale questa filiera della formazione e poi dell'installazione di questi pannelli, e bring the sun home, cioè porta il sole a casa, è una cosa bellissima. E questo ovviamente per loro è stato un grande incentivo anche a proseguire da produttori, questo sodalizio anche con Chiara e Andrea Mura, quindi Chiara anche lei del nord, Andrea dalla Sardegna, si conoscono durante il percorso di studi a Palermo e formano la Ginkgo Film, no Giovanni? Sì.
La Ginkgo Film è appunto, diciamo, una tappa, se vogliamo, del nostro percorso comune, cominciata appunto al centro sperimentale di Palermo. Io e Chiara avevamo cominciato a collaborare prima di questo Bring the Sun Home con un documentario su Joseph Whittaker, personaggio siciliano molto particolare e poco conosciuto. E la volontà di aprire una società di produzione c'era da subito, appena finito il CSC. Però conoscevamo anche quello che comporta, ovvero un grande impegno in più, le tasse, molto lavoro in più. Poi questa idea si è concretizzata quando abbiamo vinto un bando regionale per nuove attività culturali e quindi abbiamo, diciamo, potuto affrontare le prime difficoltà aiutate appunto da un PORR, quindi un finanziamento europeo gestito dalla regione. E quindi ci siamo trasformati in produttori, cosa che devo dire il centro sperimentale di Palermo ci aveva già insegnato, perché il mestiere del documentarista è anche quello di risolvere i propri problemi e insomma applicare l'arte di arrangiarsi che noi italiani sappiamo gestire abbastanza Gli bene. ho dato la canna da pesca, non abbiamo dato i soldi. Tieni la canna da pesca, adesso pesca i pesciolini. Giovanni, prima di lasciarci, adesso stai lavorando, continui nel filone legato alla tua città, adesso stai lavorando su un nuovo documentario che è Venezia Liquida, su come Facciamo sono avvenuti. suspense? Certo, Facciamo suspense, ce lo racconta volevo. dopo il notiziario? Vi va bene? Sei la Dici, padrona di cos'è casa. Venezia Liquida? Lo Dopo scopriamo dopo. Dai, dillo tu, lo scopriamo, però non dopo la pubblicità, dopo il notiziario il questa volta. notiziario. Questa donna è Restate con noi su spiazzante. Radio In. E oggi abbiamo bisticciato un po' sul perché la suspense, perché il notiziario. Ora abbiamo Io non fatto litigo mai pace. con una come te, cioè, veramente, bisogna essere. Abbiamo fatto pace e quindi siamo tornati qui. Questa diga ha funzionato all'interno di tutto questo e quindi siamo tornati in collegamento Somose. con Giovanni, il nostro Il nostro personale. Anche perché, Mose. capito, qua guarda, tra Sì, acquario e vabbè. cose si deve contenere anche quello. Eravamo arrivati a Venezia Liquida. Sì, Giovanni. Sì, eccoci qua. Allora, Venezia Liquida è un po' quasi un'ossessione che mi perseguita addirittura da quando facevo ancora il CSC. Devo dire che le prime riprese che sono state fatte con questa idea di documentario sono addirittura del 2011, in una pausa da Palermo. Sono andato a filmare un amico pescatore. Della domenica, diciamo, per raccontare come i veneziani vivano la laguna e le acque, insomma, che circondano la città al pari di un parco cittadino. Nel tempo, poi, questo progetto è rimasto nel cassetto per vari impegni e contingenze. Sono stati fatti altri documentari fino a quando, anche lì, sempre grazie alla regione, ho vinto un bando di finanziamento dei documentari e ho avuto la possibilità di cominciare a lavorare seriamente a questo progetto con continuità. Poi nel frattempo sono successe molte cose, ovvero l'alluvione del 2019, io già stavo lavorando a Venezia Liquida e mi sono fiondato perché stavo lavorando con i miei soci in Toscana. Il giorno prima dell'alluvione ho ricevuto il messaggino delle previsioni meteo che diceva che stava arrivando una tempesta molto violenta. Sono andato a Venezia, ho filmato per una settimana e ne è uscito Città delle Sirene. Poi, dopo qualche mese, è arrivato il lockdown e quindi diciamo che la sceneggiatura che avevo in mente del documentario è travolta dagli eventi che negli ultimi 2 anni, nell'ultimo anno in particolare, ci hanno coinvolto tutti. E quindi il documentario è un po' cambiato, però la sostanza rimane questa, ovvero Venezia Liquida racconta come i veneziani con le loro barche stanno affrontando degli avvenimenti che riguardano la loro città, ovvero il cambiamento climatico e l'impatto del turismo di massa. E raccontando questo, quello che voglio fare è anche raccontare una storia che coinvolge non solo Venezia, ma tante altre città del mondo. Se pensiamo ad Amsterdam o pensiamo, che ne so, a Calcutta o alle isole Maldive, che con il cambiamento climatico e l'impatto del turismo di massa hanno a che fare tutti i giorni. Eh sì, è importantissimo da ricordare, ma torniamo in diretta anche in FM nel frattempo.
Bentrovati su Radio In, questa era Kill Me Better, ancora buongiorno, ancora buon martedì da Elena Chiavetta, da Ivan Scinardo, e siamo in collegamento con Venezia. Abbiamo un'ultima cosa da poterci raccontare, da poter chiedere a Giovanni. Ivan, sì, giocatela bene. Assolutamente sì, no, continuavo a convincermi, a riflettere su quanto sia difficile il mestiere del documentarista e di come qualche... vabbè, non voglio dirlo, ma come qualche ben pensante abbia considerato il cinema documentario come un cinema di serie B. Grazie a un regista come Rosi, che vinse con un suo documentario il Festival di Venezia, questo concetto è stato davvero sdoganato. E Giovanni ci raccontava poco fa in offline di come lui già dal 2011 abbia cominciato a prendere gli appunti per il suo film, che poi si è concretizzato 8-9 anni dopo. Quindi una gestazione abbastanza lunga, e questo appunto è la difficoltà del documentarista nel trovare, nel raccontare storie assolutamente nuove, originali, ma anche e soprattutto complesse. Quindi Giovanni, mi fa molto piacere appunto che tu ci abbia raccontato la genesi di questo lavoro, che quando lo vedremo in giro? Allora, stiamo lavorando agli ultimi ritocchi del montaggio. Okay. Noi lo vogliamo color. Presentare quest'anno, insomma, lo vedremo alla fine, nella seconda metà dell'anno. Ovviamente le nostre speranze puntano in alto, il senso di realtà ci riporta coi piedi per terra. Non si dice. L'ambizione è quella. Non si dice, non lo diciamo. Lei in un festival importante. Ok. Prego. No, non diciamo dove, come, quando, però così, in genere, noi incrociamo le dita. Un festival così importante, lui a Venezia. Scinardo, non dire cose che non possiamo dire. No, ovviamente azzardo, Giovanni, ovviamente. Al Festival di Sanremo, ma che avevi capito? Spero sempre il massimo per tutti voi. Quello che è sicuro è che lo si potrà vedere al Festival di casa mia. Ecco. Fantastico, noi ti ringraziamo per essere stato con noi e incrociamo le dita per tutto quello che verrà. Incrociamo le dita anche qua, grazie di avermi invitato e buona giornata a tutti gli ascoltatori. Ricompra la gondola perché a settembre ritorno. Ok, ciao. Adesso comincio a lucidarla. Dai. Grazie Giovanni Pellegrini, all'interno di Open Day su Radio In c'è la pubblicità, noi ritorniamo fra pochissimo. Ciao.